Fin dalla fine degli anni 60 l'unione economica e monetaria era stata un'ambizione ricorrente dell'Unione Europea. Con la dichiarazione solenne sull'Unione Europea adottata dal Consiglio Europeo di Stoccarda nel giugno 1983, si proponeva la realizzazione di un'unione politica dell'Europa che si integrasse con la CEE e che avrebbe avuto come nome quello di Unione Europea. Con la firma degli accordi di Schengen nel 1985 venne introdotto un regime di libera circolazione per i cittadini degli stati firmatari. Questo fece emergere sempre più il bisogno di una moneta unica. Nel 1992, con il Trattato di Maastricht, furono approvate le disposizioni necessarie per la creazione dell'Unione Monetaria. L'euro venne introdotto il 1 gennaio 1999. Ma le monete e le banconote entrano in circolazione il 1 gennaio 2002 in 12 paesi dell'UE. È stato scelto dal Consiglio Europeo di Madrid nel 1995. Il simbolo dell'euro si ispira alla lettera greca epsilon, che rappresenta inoltre la prima lettera della parola Europa, mentre le due barrette parallele rappresentano la stabilità. Esistono due serie di banconote. La prima comprende 7 tagli: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro e 500 euro. La seconda, anche nota come serie Europa, è costituita da 6 tagli e non include il taglio da 500 euro. Invece, la serie delle monete in euro comprende 8 valori unitari. 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 euro. Ogni moneta presenta una faccia comune e una nazionale, specifica del paese di emissione. Le monete sono di competenza nazionale e quindi coniate dalle zecche dei paesi dell'area dell'euro. La BCE ha la responsabilità di approvare il volume delle monete che i paesi dell'area dell'euro possono emettere, così da salvaguardarne il valore. Se un paese intende emettere una moneta con un nuovo disegno, deve prima comunicarlo alla Commissione Europea, che pubblicherà le informazioni attinenti sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La BCE è la Banca Centrale Europea, ovvero la banca centrale dei 19 paesi dell'UE che utilizzano l'euro. Il suo compito principale è mantenere stabili i prezzi. Questo significa che i prezzi non devono aumentare in misura rilevante, inflazione, né diminuire per un periodo prolungato, deflazione. Lunghe fasi di inflazione o deflazione eccessiva hanno effetti negativi sull'economia. La stabilità dei prezzi aiuta a far crescere l'economia e garantisce la conservazione del valore nel futuro. Contribuisce alla sicurezza del sistema bancario, vigila sulle banche dell'area dell'euro rendendole più solide, coordina la produzione ed emissione delle banconote nei paesi che utilizzano l'euro, assicura il buon funzionamento delle infrastrutture finanziarie.